Roma ritrova 39 milioni di euro che saranno utilizzati per interventi di decoro, viabilità e tutela dei beni culturali, fondi stanziati nel passato dalla legge per Roma Capitale ma che erano rimasti fino ad ora inutilizzati. La Commissione per Roma Capitale ha infatti dato l'ok alla delibera che entro 10 giorni dovrebbe arrivare in Assemblea Capitolina. Poi i lavori potranno partire, i primi cantieri sono previsti ad agosto. Nella lista dei 26 progetti c'è la riqualificazione di Porta Pia ed il restauro delle mura aureliane e Piazza Augusto Imperatore. Si tratta di finanziare per esempio Piazza Augusto Imperatore, di cofinanziare la Prenestina Bis, di mettere delle risorse sul Forte Portuense, di finanziare la realizzazione di collettori fognari, di un corridoio della mobilità tra il piano di zona Monte Stallonara e Ponte Galeria. Si tratta di intervenire sulla riqualificazione di via Garibaldi. Insomma, sono tante opere nel centro della città e nella periferia che insieme al Dipartimento dei Lavori Pubblici, ma anche con le sovrintendenze ai beni archeologici e monumentali, abbiamo messo a punto per esempio ulteriori interventi per il rafforzamento delle mura aureliane, il consolidamento della loro struttura. Davvero l'elenco risponde ad un bisogno di questa città di mettere mano al suo patrimonio sia strutturale che artistico monumentale.